faccio la ripresa. E ricordarti che i mattoni sono... E niente, che così comincia, si comincia. Questo è il primo libro che ho fatto. E in questo caso io lo spiego perché lo devo spiegare per forza. Sono partita da un libro di André Breton che si intitola Naja, non questo qui, che si intitola Naja, ed è un percorso a Parigi dove ho fotografato i punti in cui si sono incontrati i due personaggi. In questo caso è il bar, Henri Lafayette, ed è uguale a quello che c'era, si chiama allo stesso modo, questo è il libro del 1924. Ho ritrovato i punti che lui descrive e quindi io in una settimana ho fatto il suo percorso per la città ed ho fotografato i diversi punti secondo le ore in cui lui ha scritto. Di notte era lì davanti alla fontana delle Tuileries, in questo caso si sono incontrati al ristorante, al bar, poi si sono incontrati insomma in vari punti della città. L'ognomo che va nella terra, quindi la terra, la salamandra che brucia se stessa, quindi il fuoco, e l'ondina che si specchia nell'acqua, quindi è l'elemento. Quindi quell'argento sta... I quattro elementi. L'argento sotto sta a raffigurare l'acqua. L'acqua, sì. Sono i quattro elementi che lui... E lui poi fa la domanda, di questi quattro elementi che entrano attraverso una porta stretta dentro la tua fantasia, si fa domanda, dimmi, qual è il tuo fantasma? Quello che vediamo metà scritto e metà... Sì, perché purtroppo la luce non è adatta. È prese dalla nausea di Sartre e lui nella nausea ha scritto tutte queste volte la parola muro. Allora, queste nelle varie lingue? No, queste no, questo è tutto italiano? Questo l'ho messo in italiano, sì, sì, in perché italiano. Poi l'ho fatto anche in francese. E ho tagliato tutte le varie frasi con la parola muro e leggendola viene fuori muro, 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 muro. Ecco, che cosa c'è? Dei muri e davanti a me, lungo il muro, io passo, lungo il lungo muro, esisto, davanti al muro un passo, il muro esiste davanti a me, uno, due, dietro di me, il muro è dietro di me. Queste sono frasi, no, tue, parole tue? Non esistono parole mie, no. Solo questo è tutto preso da loro. A ogni autore io tolgo le frasi che mi interessano. Estrapoli quindi? Estrapolo e le uso. Secondo la mia, in cui in una lettera lui scrive e poi, strano, l'eventualità più naturale, più ovvia, che tu è, che si apra e tu vi appaia. Io ho diviso questa frase, è la porta che pian piano si apre ed è la speranza che lei compaia. Nella lettera successiva la speranza non c'è più, la porta rimane chiusa e dice una sola possibilità non esiste, che tu adesso tu entri e sia qui. Questa è Kafka. Questa è Kafka, lettera a Milena. Questa è sempre dal Macbeth. Sì, sì, parla. E sono le tante volte in cui la parola mano è scritta nel Macbeth. Io poi alla fine le ho rovesciate queste mani perché
è l'immagine dove la regina, dopo tanti morti, impazzisce, si guarda le mani e dice sporche di sangue e dice non riuscirò mai a lavarle. E poi ho messo una frase che è una delle ultime frasi pronunciate dal re Macbeth, dove parla poi alla fine, molto triste, molto bella. La leggo? Sì, sì. Molto bella la traduzione. Doveva morire un giorno quella parola, doveva essere pronunciata. Domani e domani e domani, lentamente il domani si insinua, giorno dopo giorno, fino all'ultima ora del tempo prescritto. E tutti i nostri ieri hanno illuminato a degli sciocchi la via alla polverosa morte. Spegniti, piccola candela, la vita non è che un'ombra che passa, un povero attore che s'agita e si pavoneggia la sua ora sulla scena e non ne resta più memoria. È il racconto di un idiota pieno di rumore e furore che non significa nulla. Dal Il viandante e la sua ombra di Nietzsche, dove lui, l'ombra dice, togliti un poco dal mio sole. Il viandante dice, che cosa, che devo fare? Ciao. Cammina, il sole tramonta, dove sei, dove sei? Alla fine l'ombra sparisce e il viandante rimane solo. Questi sono i sinonimi da I Promessi Sposi di Manzoni. È la prima frase dove dice quel ramo, io ho preso il sinonimo di ramo, che è ramo, verga, del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni, il sinonimo di seni e semi, a grembi, che è sinonimo di semi, e a golfi, e poi continua. E ho preso i sinonimi dal dizionario che, dei sinonimi che uscì nello stesso periodo in cui è uscita I Promessi Sposi, pubblicato I Promessi Sposi. E poi la statua è del Bartolini, la fiducia in Dio, perché poi come si sposa è tutta la fiducia in Dio, la provvidenza, e quindi e questa statua è stata scolpita nello stesso periodo dell'uscita, della pubblicazione dei Promessi Sposi, quindi c'era tutta una catena di... Questo è un viaggio a Urbino ripercorrendo i luoghi del sipario ducale di Volponi. E c'è questo personaggio principale che, stando a Urbino, si sente come in gabbia e trova la liberazione solo andando via da Urbino. E quindi qui la gabbia non c'è più dietro. Si è liberato. Si è liberato. No, è che Urbino è talmente bella che è come proprio una gabbia. Quando stai a Urbino è come una gabbia. Voglio morire come città per rinascere come uomo. Dove lui dice... Tendono alla chiarità le cose oscure, si esauriscono i corpi, svanire, portami il girasole impazzito di luce. È lui che poi svanisce e anche il girasole diventa grigio. È una poesia ai truccioli di Camillo Sbarbaro. Questo è un paesaggio della costa Ligure e lui dice un mondo è smarrita per esso l'infanzia, questo è lui bambino, mi chino in ascolto, ah non era che il ricordo di un'esistenza anteriore, forse mi vado mineralizzando, questo è lui che dall'alto ricorda dall'infanzia fino a che di lui rimane una sedia. Io e tu, dice a se stesso,
Cosa rispondi? Chiedilo allo specchio. È una frase dalla Tempesta di Shakespeare, dove il re Prospero in esilio usa la bacchetta perché era un mago. Quando poi torna nel suo regno, la bacchetta la spezza e dice, infatti stavo per fare questa domanda, la spezza perché la bacchetta così, spezzata significa spezzata perché i miei poteri, rinnego tutti i miei poteri e divento come tutti gli altri. È un libro che io poi ho messo così a quadro, dove si ripete 37 volte la parola azzurro dal libro di La polvere e il giaguaro di Roberto Sanesi, e lui nomina 37 volte la parola azzurra. Io ho tagliato tutte queste frasi e ho interpretato ogni frase con il colore. Quindi sono varie... Con le varie tonalità di varie colore. Varie tonalità, di dico secondo... Sempre azzurro, secondo, ma secondo varie... sì, quello che mi suggeriva la frase. Poi alla fine lui dice, dopo tutti questi azzurri, lui dice, già, di che colore è lo spirito? Dai sonetti di Rilke. Il libro e il fiore, tutto si è ormai placato, oscurità e chiarezza, il libro e il fiore diventa libro, un fiore di parole.